four goals out there for them, no question about that. Harrison Afful, Mabwati back into the path of Afful, and the challenge comes in. What a play by Jefferson Mena. Pard, stesso Villa, che poi spesso e volentieri non viene citato perché è arrivato già ad inizio stagione, ma che ha insomma cantato e portato la croce per buona parte della stagione. Credo che comunque abbia portato fiducia a questa squadra. Chiaro che la prossima stagione sarà importante confermarsi, e non è. And then it's cleared upfield by Columbus. Kamara and Jefferson Mena one on one. Kamara touches it by. He gets around Mena into the box. Kai Kamara, what a challenge by Jefferson Mena. He stems the tide for a moment, but Kamara back on the ball, down to the byline, looking for some support. And then turned over. Kamara's got a break off. He's in an offside position. And that was just unlucky. Guys were an attacking. Mera. Worked out to Iguain. Well, intercepted. Chance here for New York City. Villa. Can he cut around the defender? Opel does, and the touch is him. Back to Chung. Through ball cut off by Mena, intended for Kai Kamara, and now Pirlo. Pallone lungo a cercare lo scatto di Winter. È in vantaggio e chiude benissimo Watson Siribo. The play. A fool puts the ball in. Kamara at the edge of the stick. Fighting at the byline across the paint. La squadra di Olsen. Look at that acrobatic effort. Merrim screaming for the back pass, doesn't get at the ball, almost found its way to him and then hammered away on the tackle. Referee says it was a good one. Gente. Il controllo da parte di Watts levato. Una bella considerazione quella che fa Rocco, dice su Altidor, di cui parlavamo prima. Good goalkeeper. Allontanare almeno nell'immediato questa possibilità. Sapete insomma che la NASL è una lega parallela. Grabo a voi. Si giocano un posto, sarebbero due nel caso in cui il DC United riuscisse in un harakiri impronosticabile, cioè quello di rimanere fuori dai playoff, perché insomma alla vigilia di questa partita. Mena running Iraola side Afful, his cross settled down by Findlay and blocked by both Hernandez and by Saunders, and then a volley attempt is stato di qualche mese in attesa appunto che iniziasse la MLS, quindi da marzo in poi, però diciamo che il on the field. Higuain ahead, this is Finlay into the area, cuts it back, Kamara's top of the box, Finlay shot, rebound, Mabwati on the volley and it's blocked out to Tyson Wall. La Eastern Conference che vede i New York Red Bulls, unica squadra della MLS. I tifosi del Citrus Bowl. Occhio a Winter, non è finita questa volta. Bravo Mena a chiudere. Spagnolo.
Lampard allarga. Fischiano i tifosi dello City. Non c'è fallo, si rialza allora il Guache. Poi di peso Watson si ribò. Ecco Cizzare, la azione di CU. Pontius si è spostato a destra, va col cross. Intervento di Jeff in maniera perfetta. Qui attenzione perché il campo può mettere lo zampino e come fare in chiusura. Un intervento un po' al limite di Bobby Boswell, assolutamente al di sotto del rendimento minimo stabilito. Attenzione qui a Saunders, un rimbalzo, lo lascerà giocare. Un'ultima azione, il direttore di gara, occhio alla sponda. Mena non si fida, arriva a calcio d'angolo. È andato a giocare quello che è un tempio assoluto, totale dello sport americano, come lo Yankee Stadium, pure se la prima parte di gara con Balushi al posto di Grabavola a rientrare. New York che si era trovata in una situazione simile. L'unico minuto di recupero concesso, pallone sul secondo palo anticipato Kic. Praticamente loro due a dialogare per cercare di creare qualcosa per New York. Per De Palla vincate tra il terzo ed il quinto posto. Attenzione qui al pallone messo dentro, colpo di testa di Watson Siribo. Toronto arriva in grande, ci sono cambi quanto riguarda le due squadra che fatica a gestire questi risultati. Ora lancia lungo Roches, il controllo da parte dell'Honduregno, deve allontanare. Le due conference, 10 squadre, le prime 6 vanno ai playoff, le prime due direttamente accedono alla